È stato sentito anche in città, sentito forte e chiaro. E subito dopo il Comune di Fano ha attivato il COC, il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile. Abbiamo convocato tutte le funzioni presso appunto la sede del COC e abbiamo verificato qual è la situazione, appunto i danni, gli eventuali che ci sono stati da questo terremoto. Al momento, per fortuna, non risultano alcun tipo di danno, solo tanta tensione, un po' di paura, apprensione immaginabile, soprattutto nelle scuole, e allora abbiamo pensato tutti insieme di chiudere le scuole anticipatamente oggi e anche domani, di tenerle chiuse, sfruttando questi giorni per poter fare delle richieste, per verificare gli eventuali situazioni di criticità che al momento non ci sono state segnalate, ma che comunque dal punto di vista precauzionale è giusto comunque verificare. Dunque domani le scuole saranno chiuse per queste visite ispettive che bisognerà fare. E per quanto riguarda invece tutto il resto non ci sono grossi problemi, non ci sono segnalazioni di riguardo di rilevanza da parte dei Vigili del Fuoco o da altri enti. Abbiamo constatato e stiamo dando un'assistenza anche alla Polizia per quanto riguarda invece la situazione alla stazione ferroviaria, perché in attesa di verifiche ovviamente sulla linea ferroviaria stessa adriatica, i treni sono fermi a Fano, in particolare ci sono tre treni fermi con ovviamente gli utenti che sono scesi in attesa di essere ricollocati o ricondotti alle proprie destinazioni. E dunque altre cose da segnalare non ci sono. Il Comune di Fano, il COC, la Protezione Civile, volontari, la Polizia Locale è a disposizione in giro, verifica tutte le situazioni. Al momento il COC resterà aperto finché non saremo tutti tranquilli e finalmente potremo ritornare normalmente alle nostre attività.